Simone Fornoni Ansa, volevo chiederle un giudizio su quel caso da VAR al 31esimo del primo tempo, quel contrasto fuori area tra Szczęsny e Cobb Miners. Come l'avete visto, l'avete rivisto? L'Atalanta ha un po' protestato. Pensavo, diciamo, che volessi chiedere il contrasto su De Sciglio. Il contrasto su De Sciglio? Non lo so. Qual è stato, scusi? Lo so, dov'era? Non c'era la partita. Sì, certo. Allora. Un giorno a tutti. Perché il video è iniziato con quella clip e perché questa è la singola pagella di Massimiliano Allegri? Perché le pagelle della squadra arriveranno stasera. È già la seconda volta in stagione che mi metto qua e faccio il video singolo sull'allenatore, perché credo che ci siano diverse cose da dire di quello che è accaduto ieri sera e di quello che si sta dicendo ieri sera. Quindi vi chiedo di lasciare un mi piace, come al solito, di supporto. Tanto buon lunedì, ho iniziato un po' in quinta, un po' grintoso, ma è giusto salutare tutti, e vi chiedo di scaricare OneFootball, link per scaricarlo qui sotto in descrizione, oppure col cellulare potete inquadrare questo QR code per scaricare direttamente l'applicazione. Fatelo, perché adesso abbiamo due partite delicate, tra cui la prima d'andata di Champions League, e non c'è momento migliore per rimanere un attimo concentrati e stretti tutti intorno alla Juventus. Dicevo, ho iniziato il video con una clip particolare, e cioè la risposta che ha dato Massimiliano Allegri in conferenza stampa a un giornalista. Perché io credo, signori, che ci stiano già attaccando su troppi fronti. Quello in conferenza stampa può essere un esempio. L'uscita, la sparata di Marino a DAZN, un altro. Perché ormai viviamo in una società e siamo all'interno di un mondo, quello calcistico italiano, in cui se giochi con la Juventus e ci sono episodi sui quali si può discutere, che non significa che hai subito dei torti, significa episodi sui quali si può discutere, come avvengono in ogni sacrosanta partita di pallone, da tutte le categorie, dalla Champions League alla finale di Coppa del Mondo alle partite degli amatori a lunedì sera. In tutte le partite ci sono decisioni discutibili. C'è questa tendenza però, quando si gioca con la Juventus, a ingigantire sempre il tutto. Ingigantire sempre il tutto. E queste cose non sono belle, non sono piacevoli, perché Marino non può presentarsi da zona e fare quella filippica. Non si può. È una questione di rispetto e di professionalità. Due cose che a quanto pare ieri sera Marino aveva lasciato a casa. Così come questo giornalista, abbastanza fazioso. E credo che sia sufficiente il modo che hanno ad attaccarci dall'esterno, piuttosto che metterci anche noi ad attaccarci dall'interno. Perché già da ieri sera ho iniziato a respirare una brutta aria, c'era un brutto atteggiamento nella tifoseria, ovviamente non tutti, ma mi è parso di leggere diversi, in diversi, lamentarsi già dalle scelte di formazione, che era quella che si sapeva. Per un'eccezione, non giocava Zaccaria, giocava McKennie. Apriti cielo, perché non gioca Zaccaria? Perché non gioca Zaccaria? Impazziti, perché non gioca Zaccaria? Perché? Perché? Una roba incredibile, perché non gioca Zaccaria? Ci sarà sempre qualcosa per cui lamentarsi. Questo lo sto imparando a mie spese, perché si vuole il tridente. C'è il tridente, si vuole giocare in maniera offensiva, si gioca in maniera offensiva, poi perché non c'è Zaccaria? La polemica di oggi è perché Allegri ride dopo che Danilo fa il gol del pareggio. Cosa vuol dire perché Allegri ride? Cosa doveva fare? Incazzarsi? Doveva piangere? Non doveva esultare? La risata è un fattore positivo. Se tu stai perdendo a Bergamo al 90esimo e trovi il gol al 90esimo, mi sembra assurdo, allucinante. Non so se è più assurdo o più allucinante dire che è normale che si rida e si festeggi. Poi che la Juventus non debba accontentarsi del quarto posto, possiamo stare qua a parlarne due giorni interi. Ma se la critica ad Allegri è perché ride al gol di Danilo al 90esimo? Ragazzi, ho delle brutte notizie per voi, Ho delle brutte notizie per voi. Perché ieri sera ho letto anche che la Juventus non ha fatto una buona partita. Ma stiamo scherzando, stiamo dicendo davvero? Stiamo scherzando, stiamo dicendo davvero? Ho letto che è colpa di Allegri, che l'ha preparata male, che non l'ha preparata, che la squadra non ha giocato. Signori, mettetevi da parte l'antipatia,
perché qui alla Juventus, qui nei tifosi della Juventus c'è un bruttissimo atteggiamento, che è quello di criticare sempre e comunque a priori tutti gli allenatori. Tutti gli allenatori, 11 anni, 10 anni che si vince, e tutte le volte l'allenatore è un coglione, tutte le volte, sempre, qualsiasi allenatore, questo più di tutti gli altri. Ho una brutta notizia per voi: se Conte, Allegri, Sarri e Pirlo hanno allenato la Juventus è perché ne sanno più di voi. Poi ci sono le opinioni, che sono una cosa, ma poi ci sono anche i fatti oggettivi, e cioè che ieri sera la Juventus ha fatto una grande partita della Juventus ieri sera, perché se avessero fatto questa partita in Premier League, tutti qui ad esaltare la Premier League, se avessero fatto una partita del genere Inter-Napoli, tutti qui a esaltare Inter-Napoli, l'avessero fatta l'Atalanta e il Milan, tutti qui a esaltare l'Atalanta e il Milan, l'ha fatta Allegri, si vergogni, non c'è gioco, fa cagare, ride perché pareggia. No ragazzi, non ci siamo mica, mi dispiace, non ci siamo mica, ed è una cosa che non si può discutere, il fatto che ieri sera la Juventus abbia fatto una bella partita, e ve lo dice uno che non si è mai tirato indietro nella critica ad Allegri in questa stagione, anche feroce, perché a me fa cagare, e ve l'ho sempre detto, andare in campo per non vincere la partita, perché la Juventus scende in campo per vincerle tutte. E ve l'ho detto quando abbiamo giocato con l'Inter all'andata, ve l'ho detto quando abbiamo giocato in Supercoppa con l'Inter, ve l'ho detto quando abbiamo giocato a San Siro col Milan in ritorno, ve l'ho detto in casa con il Napoli, ve l'ho detto queste quattro volte? Ve l'ho detto queste quattro volte che siamo scesi in campo, che Allegri l'ha preparata male, perché ha preparato solo una fase, ha lasciato a casa la fase offensiva, non si preoccupava di attaccare perché non gli interessava vincerla quanto più non perderla, e non è un atteggiamento giusto? Ve l'ho detto o no? E se ieri sera qualcuno mi continua a dire che Allegri l'ha preparata per il pareggio, che ha esultato, che era felice perché il suo piano alla fine era pareggiare, ragazzi, la malafede mettetela da parte, oppure tifatevi per la malafede, tifate per l'esonero di Allegri, però ammettetelo che non tifate per il bene della Juventus, perché la Juventus ieri va a Bergamo e gioca una gara tutta in avanti uomo su uomo, con Locatelli che andava a pressare con Meiners nei tre quarti dell'Atalanta, uomo su uomo, il nostro vertice basso perché inseguiva il loro vertice alto, uomo su uomo, con i nostri tre attaccanti sempre fissi sui loro tre difensori, uomo su uomo, con i nostri esterni sempre sui loro esterni, con Danilo che si è fatto prendere due volte, più volte in due contro uno, perché Bogash andava anche da quella parte lì. Con la Juventus che va a creare 4, 5, 6 azioni palle gol nitide e poi siamo imprecisi, ma è un altro discorso. Ma la partita di ieri sera non me la potete vendere come Allegri si è cagato addosso, l'ha preparata male, non la voleva vincere. Perché sono tre falsità, sono tre falsità, e le dice chi ha un'antipatia per Allegri più grande dell'amore che ha verso la Juventus. E mettetevela da parte! Mettetevela da parte, perché quest'anno non si sta andando bene, e questo è un dato certo, ma sicuramente non si sta andando bene non per la partita e la prestazione di ieri sera, perché ieri sera si è fatta una grande partita che si poteva pure vincere come si poteva perdere, ma c'è modo e modo di vincere e perdere le partite con l'atteggiamento giusto, perché quando vai in campo come a San Siro, quando vai in campo come con il Napoli e dici mi difendo in maniera passiva 10-11 dietro linea del pallone, poi come va, vediamo se troviamo all'episodio un conto. Quando la giochi a viso aperto è un altro, perché andate e ritorno con l'Atalanta sono state due partite, le uniche due partite, dato che non hai mai vinto uno scontro diretto contro le prime quattro, e questo rimarrà a meno che tu non vada a vincere con l'Inter, ma contro le prime quattro tu hai giocato bene e a viso aperto col Milan all'andata, ok? Non col Napoli, perché ti mancavano anche tanti giocatori e quindi si è optato per un altro tipo di partita, quindi col Napoli no, con l'Inter no, assolutamente no, con l'Atalanta sì e la vai addirittura a perdere, al ritorno col Milan no, col Napoli no, con l'Atalanta sì e con l'Inter vedremo. Ma se non vinci le partite perché sei impreciso, ma l'atteggiamento e la preparazione della partita è quella lì, benvenga, benvenga. Perché vi do una notizia, nel calcio si vince e si perde. Si vince e si perde.
Non si vince sempre noi, eh? Non vinciamo mica sempre noi. Non c'è scritto da nessuna parte. E allora bisogna lavorare per cercare di vincere, per cercare di portare dalla nostra parte la vittoria. Eppure io vedo una tifoseria sgretolata, sgretolata, che mette davanti dei pregiudizi nei confronti degli allenatori. E non parlo solo di Allegri, perché questo si è sentito tante volte. E oggi si lega gli Allegri out per questo pareggio, ve lo ribadisco, si sta andando male non per ieri sera, si sta andando male per l'andata che si è fatta, per le prime 4 giornate che si sono fatte, per diverse sconfitte che non ci volevano, diversi pareggi che sono arrivati in momenti no, con anche un'altra squadra, questo c'è da dirlo, con anche un allenatore che aveva appena iniziato un percorso di ricostruzione alla Juventus che sarà lungo 4 anni. Quindi mettetevi il cuore in pace davvero, mettetevi davvero il cuore in pace, perché Allegri rimane lì, rimane alla Juventus, e se davvero ti fate la Juventus è ora di mettere da parte le antipatie e la malafede nei confronti di questo specifico allenatore e aspettare 4 anni e tifare per la Juventus e tifare per Allegri, perché leggo anche ancora della gente che mi dice questo è il tuo allenatore, non il mio, e mi etichetta come allegriano. Ho una notizia per voi: io sosterrò sempre l'allenatore della Juventus, qualsiasi esso sia, qualsiasi esso sarà, lo sosterrò sempre, perché questo fa il tifoso, tifa, che è diverso da non criticare, perché si critica quando ci sono delle cose da criticare, non si critica il fatto che oddio l'allenatore ha riso e mi ha mancato di rispetto perché ha riso. Ma ascoltate questa cosa, capite quanto è assurda questa cosa? Oppure siete così affuscati e avete la mente così chiusa e coperta da non rendervi conto dall'assurdità del dire cosa ride l'allenatore e perché ride? Scusate, adesso ho alzato i toni, ma ci sono delle cose che non mi vanno bene, perché ci sputano merda 24 ore su 24 da fuori. E quindi orgoglioso del silenzio della Juventus piuttosto che delle sparate televisive di Marino. Orgoglioso. Così come sono orgoglioso di Allegri che va per curare i giornalisti, così come sono orgoglioso della Juventus per la partita che ha fatto ieri sera. Perché c'è della mala fede fuori nei confronti della Juventus e c'è della mala fede dentro nei confronti della Juventus. E questa non ci va. E concludo il video dicendo forza Juve, fino alla fine. Fino alla fine significa fino all'ultima giornata, Perché ieri sera si è fatto un punto importante per come si era messa la partita, per come si era messa la gara. E la gente non ha esultato, la gente non ha goduto. La gente ha rosicato. C'è una parte di tifoseria che ha rosicato al gol di Danilo. Perché ancora una volta Allegri ce l'aveva fatta, che culo. Anche questa volta non lo esonerano. No, ma veramente rendetevi conto dello schifo, scusatemi, ma dello schifo. Perché quando non si sostiene la Juventus con tutte le forze e quando si spera che la squadra possa avere un risultato negativo, è l'unica occasione in cui sì, mi permetto di dare patenti di tifo. Sì, mi permetto di farlo. Chi sono? Nessuno, uno stronzo. Ma sono stato abituato, e lo dice la parola stessa, di tifoso, i supporter della squadra non tifano mai contro la squadra, mai tifano contro la squadra e mai dovranno tifare contro la squadra, mai. Ci vediamo stasera con le pagelle di tutto il resto della squadra. Riesco veramente ad incazzarmi in una giornata in cui dovrei essere felice per come è andata, e io me la sono goduta ieri sera la serata, perché sono andato a letto contento col gol di Danilo. La stessa cosa non si può dire per tanti tifosi della Juventus. Concludo dicendo una roba, scusate, che mi ero dimenticato di dire, mi sono un po' tranquillizzato perché ormai stavo già editando il video. Possiamo discutere sul discorso Allegri sui cambi, nel senso che qualcuno giustamente diceva beh, probabilmente i cambi li poteva far prima, ecco, questo sì, questo si può discutere, ma questo diventa davvero soggettivo, perché personalmente io avrei fatto un solo cambio, e cioè avrei messo dentro Cuadrado, poi eventualmente in realtà anche a centrocampo qualcosa si poteva rivedere perché il centrocampo aveva smesso di girare un po' di tempo a quella parte, però secondo me la squadra stava andando, era dentro l'inerzia della partita. Avrei messo Cuadrado, e ve lo dico tranquillamente, per fortuna non faccio io l'allenatore della Juventus, perché avrei tolto Danilo ragionando sul fatto che cavolo è diffidato, occhio, e quindi tolgo il terzino destro, metto Cuadrado che è un terzino destro più di spinta, e quindi l'avrei ragionata così.
ribadisco, meno male che non sono io l'allenatore della Juventus, perché poi Danilo è il giocatore che ti fa il gol del pareggio, un pareggio importantissimo, ragazzi, veramente un pareggio vitale. È per quello che questa seconda parte del video sarà un po' più tranquilla, ma ragazzi, è un pareggio vitale per la Juve. Per la Juve è un pareggio vitale, bisogna essere contentissimi per come è arrivato, perché pareggiare una partita di questo tipo, che lo ribadisco senza problemi, è stata un'ottima partita e si poteva vincere tranquillamente, è una partita giocata bene dalla Juve, è stata una partita giocata bene dalla Juve, preparata bene dalla Juve. E quindi, per finire, il voto ad Allegri è 6,5. Io do 6,5 ad Allegri, perché secondo me la partita l'ha preparata veramente bene, proprio a livello tattico, ma anche a livello di coraggio. Perché andare a Bergamo e schierare il tridente titolare dall'inizio più McKennie è di per sé un controsenso rispetto al dire la giocata per non vincere, la preparata per non vincere. Perché ce ne sono state tante di partite che abbiamo giocato per non vincere. Quelle che vi ho detto in stagione, quella al Camp Nou dopo aver vinto 3-0 l'andata, quella col Napoli con gol di Koulibaly alla fine, quelle sono partite che ti fanno incazzare. Tranne quella Camp Nou che avevi vinto 3-0 all'andata ed era una roba abbastanza affidabile cercare di non prendere gol. Ma non quella di ieri sera, davvero non quella di ieri sera. Quella no, proprio ragazzi, quella proprio no.